Allora, buonasera a tutti, grazie mille di lasciarmi questo spazio, è vero che è onore di terminare, è stato molto interessante come incontro. E sì, di per sé io sono qua semplicemente per raccontarvi del perché io ho deciso di partecipare a Economia Francesco, che come è già stato detto è questo incontro con i giovani da tutto il mondo e appunto si terrà, devo riguardare la data perché adesso è stata cambiata, dal 19 al 21 novembre, mentre prima si sarebbe tenuta a marzo. E appunto io ho deciso di partecipare, mi sono iscritta all'ultimo minuto perché c'è stato un evento a cui ho partecipato con l'associazione per la quale lavoro, che è Alliance Sud. C'è stato un convegno tenuto dalle ACLI insieme ad Alliance Sud e a molte altre associazioni novembre scorso. E lì si era parlato di un'iniziativa che noi come Alliance Sud sosteniamo e che personalmente mi sta molto a cuore, che è l'iniziativa Multinazionali Responsabili, che appunto chiede alle multinazionali di rispettare i diritti umani e l'ambiente ovunque nel mondo. E durante quell'evento è stata ospite proprio la suora Alessandra Smerilli, che non è potuta essere qua stasera, ed è stata lei a parlarci di Economia Francesco e ci partecipavo a questo evento anche con un'amica. E parlando anche col professor Luca Crivelli e con altre persone, ci è stato detto: ma perché non volete partecipare? E appunto abbiamo assolutamente detto sì, proprio perché ci sembrava un'occasione unica, proprio perché i giovani sono il centro. Non succede spesso che ci venga data la parola in modo così evidente, diciamo. E anche questo, non so se lo sapete tutti, ma ci sono molti esperti che parteciperanno a questo evento, ma di per sé saranno anche a servizio dei giovani, terranno delle conferenze, ma allo stesso tempo ci saranno dei momenti, dei workshop in cui i giovani potranno interagire e appunto con loro costruire questo nuovo patto per l'economia. E appunto mi piaceva molto anche questa idea di ribaltare un po' gli ruoli, di effettivamente dare questo protagonismo a noi, che spesso anche magari non avendo tantissima esperienza non ci sentiamo legittimati dal farlo, da prendere questo spazio. E quindi sì, questo mi piaceva molto e ovviamente anche il fatto di poter incontrare giovani da tutto il mondo che hanno una visione simile alla mia, che si impegnano appunto per andare verso una direzione di un'economia che è più inclusiva, più sostenibile, quindi che sia migliore sia per le persone che per l'ambiente. E quindi sì, sono comunque entusiasta per la partecipazione a questo evento e speriamo che a novembre si terrà. E niente, era questa. Mi fa molto piacere aver potuto condividere con voi questi miei pensieri. Hai qualche idea già di come si articoleranno questi incontri, se ci saranno dei gruppi di lavoro, rispettivamente quali saranno alcuni temi che verranno particolarmente trattati? Magari qualche tua indicazione, non voglio sapere il numero di telefono, ci mancherebbe, ma più che altro di tipo biografico, accademico, rispetto anche agli studi che immagino stai intraprendendo o che hai intrapreso, anche magari in funzione della tua attività in Alliance Sud. Sì, certamente. Allora, io ho frequentato un master a Friburgo, in Svizzera francese, che si chiama Etica, Responsabilità e Sviluppo. Si trova sotto la cattedra di lavoro sociale. Ed è stato un master molto interessante perché ci permetteva sia di vedere un po' tutti gli aspetti teorici dell'etica, ma anche di metterli in pratica perché ognuno di noi è partito all'estero per 6 mesi. Io sono nata in Canada a seguire un progetto con le popolazioni autoctone. E sì, in generale erano delle riflessioni che facevo già prima di fare questo master. E appunto con Alliance Sud sto potendo anche metterle più in pratica, quindi sono molto contenta di questo. E l'altra domanda, scusi, era adesso già dimenticato, era. Stavo dicendo appunto all'organizzazione dei temi e ai Ah gruppi di sì, lavoro in giusto, sì, ambito del assolutamente. progetto Economy of Francesco. Allora, ci sono tanti workshop diversi e sono sempre costituiti, il tema è sempre spiegato tramite un ossimoro. Per esempio, cavolo, nel mio, nel, nella, ci sono vari ambiti, uno è agricoltura e giustizia, oppure il mio, adesso ho un vuoto purtroppo, ma è imprenditorialità e un'altra parola che appunto è un modo di, diciamo, di sfidare, di avere una nuova visione di quello che è essere imprenditori e io appunto parteciperò probabilmente a questo workshop. Ma ce ne sono molti altri sugli stili di vita, su appunto il lavoro e la cura, come diceva il professor Luigi Nobruni, dove ci sarà questa esponente canadese, filosofa femminista.
Ci sono una decina di workshop diversi e ogni giorno ci saranno delle conferenze degli esperti e poi dei momenti di workshop in cui i giovani si troveranno insieme. E al momento non ne so nulla di più.